vi giuro, questo è stato il manga che mi ha fatto quasi pensare di fermare la Shoujo Challenge. Cut Street di Yoko Kamio, possiedo i primi 5 volumi, è l'autrice di Hanayori Dango, altro manga shoujo famosissimo che io però non ho letto. Partiamo dai pro, che sono pochi, quindi ce la sbrighiamo veramente facile. Allora, mi piace il fatto che stiano raccontando una storia di riscatto. Questo è un manga su una ragazza che da bambina era una stella nascente della recitazione, della televisione, era un personaggio televisivo, a cui però hanno fatto le scarpe e quindi lei, ora che è nel pieno dell'adolescenza, insomma, si è rinchiusa dentro casa, non si fida più di nessuno, non riesce a vivere bene perché ha questi traumi, quindi ha paura un po' di tutto. E per un desiderio che può essere semplicemente ricollegabile al irrazionalità dell'adolescenza, in qualche modo esce fuori da questa sua situazione, viene coinvolta in qualche modo, vede che una mano le viene tesa, anche se seppur goffamente, in modo rozzo, una mano le viene tesa e scopre che esiste questa comunità, diciamo, una scuola parallela, cioè lei non riesce più ad andare a scuola, in quella statale, scopre che esiste comunque un istituto che si chiama Elliston, che viene dal dialetto veneto, a quanto ho capito, non so perché, forse l'autrice deve essere appassionata di Italia, credo, all'interno del quale si riuniscono tante personalità che poi scopriremo durante la lettura del manga, e qui sono presenti anche sul fronte e sul retro delle varie copertine, tutti diversi tra loro, tutti con i loro problemi personali. E riesco già a vedere qui dove si vuole andare a parare, naturalmente, perché tutto deve essere, diciamo, asservito allo scopo di migliorare se stessi, di essere delle persone nuove, migliori, imparare attraverso il valore dell'amicizia e della cooperazione a cambiare la propria vita, non lasciare che la depressione, i sogni distrutti, la disillusione, tutti quei sentimenti molto negativi che fanno parte della vita di questi ragazzi, li abbattano, li tengano giù e che riescano poi con le loro piccole passioni o grandi a cambiare anche il mondo intorno a loro. È una cosa che comunque mi piace come tema, anche perché ho letto un manga moderno basato su un romanzo stupendo che si chiama Il Castello Invisibile e racconta pensa un po' con la stessa storia, cioè ci sono dei ragazzi che non riescono più ad andare nella scuola statale e si riuniscono tutti quanti insieme in questo castello, che è un po' un mondo isekai, un mondo alternativo, dove loro vivono una realtà più serena, priva del pregiudizio degli altri. Anche qui si parla di questo, no? Si parla di pregiudizio, si parla di quanto la gente possa essere meschina, anche a volte le persone più vicine a noi possono essere cattive. E questo mi piace molto, anche se riesco già a intuire quale sarà il finale, no? Cioè, tutte quante insieme queste personalità troveranno la loro risoluzione degli eventi attraverso una serie di riti di passaggio che li accomiateranno da ciò che li teneva aggrappati a sentimenti negativi, quindi ci sarà questa catarsi, no? E sono finite le cose positive. Le cose negative, tutto il resto. Allora, il disegno non mi piace minimamente. Trovo che il disegno sia davvero molto anonimo. Non riesco a capire come questa autrice possa essere tanto famosa, anche perché Hanayori Dango, insomma, mi pare sia un manga molto conosciuto. Forse questa è un'opera minore dell'autrice, un'opera un po' più rilassata, seppur comunque piena di drammi adolescenziali. Ma tutti questi disegni li trovo veramente molto spenti, li trovo, come dicevo, quasi anonimi. Utilizzo dei retini, vabbè, solite cose, che sto scoprendo leggendo gli shoujo. Ci sono qua e là fiorellini, molto moderno. Impostazione della tavola, devo dire che è piuttosto pulita, cioè rispetto ad altri shoujo che ho letto, qui mi sembra che il racconto fili in una maniera
che secondo me è abbastanza impeccabile. Quindi tutto si legge in una maniera molto chiara. In realtà anche l'utilizzo delle linee è piuttosto pulito, è un disegno molto pulito, ma nonostante ciò lo trovo piuttosto anonimo. Alcuni momenti, quelli più emozionanti, sono come sempre rappresentati con bolle, retini particolari. Certamente si tiene conto di quella che è la storia dello shoujo, però se c'è una cosa che non posso sopportare, e non lo posso davvero sopportare, è il modo in cui disegna i piedi. Sono tozzi, brutti, orripilanti. Sono una cosa che io trovo quasi repellente, il modo in cui disegna. Io sono un amante del bel piedino, ma Yoko Kamio è completamente incapace di disegnare dei bei piedi. Le caratteristiche maschili dei personaggi mi pare siano le solite degli shoujo, quindi parliamo di arti molto prominenti, mani molto grandi, anche colli di solito sempre ben esposti, insomma, vedo delle caratteristiche come le mani, spesso sono nodose, delle mani molto grandi, vedo insomma un pattern all'interno di tutta la storia shoujo, in particolare ben racchiusa all'interno di Cat Street. Tra l'altro Cat Street, Gatti Randagi, diciamo, diventa un po' il loro soprannome di questo gruppo di personaggi che si incontrano, cioè hanno tutti quanti le loro storie più o meno interessanti, c'è il genio del computer, c'è la stella del calcio fallita, c'è la ragazza che si veste Lolita tutti i giorni con dei vestiti molto particolari che si cuce lei, che poi è il mio personaggio preferito di questo manga sostanzialmente. Mi fa super ridere che a una certa loro si chiamano i gatti randagi, questa epifania che c'è alla fine del primo volume, no? Sembra quasi come quando dicono il titolo del film durante il film, no? E tu fai, oh Dio, hanno detto questa cosa, sì, hanno detto che sono i gatti randagi. Ma secondo me non così interessante. Di nuovo, anche qui, come ho visto già in altri shoujo, c'è questa vignettona lunga dove vengono raccontate delle cose da parte dell'autrice che spezzano un po' il racconto, però per fortuna, insomma, mi è parso di trovarle soltanto all'inizio, perciò dopo scorre via. Una cosa che non mi è piaciuta tantissimo di questa storia è che i vari personaggi cercano di riconciliarsi con la parte negativa del loro passato, quindi cercano in qualche modo di migliorare, però non c'è nessuna risoluzione positiva degli eventi, cioè ogni volta che loro tornano sui loro passi, che ogni volta che loro cercano di sistemare quelle brutture del loro passato, ritrovano un muro. Cioè, quindi le persone del loro passato non cambiano e sono solo loro a dover cambiare, forse andare avanti, no? Fare un passo avanti, tagliare i ponti con il passato, no? Ok. Questa cosa mi va anche bene. Il problema è che quando poi avviene un torto nei confronti di uno dei personaggi, poi c'è la protagonista che mi pare che l'unica cosa che riesca a fare sia essere meschina sostanzialmente, perché poi si comporta peggio. Tipo fanno un torto alla ragazza che si veste Lolita, la tirano in mezzo, lei organizza tutto un piano da sola per far arrestare letteralmente, questo viene preso ammanettato. Eccoci qua, i poliziotti che ammanettano questo ragazzo. Lei fa arrestare un ragazzo perché si è comportato male con la sua amica. E lei la passa liscia. Cioè, io penso che non ci si possa comportare. Cioè, bisognerebbe essere meglio di così, no? Far capire agli altri quali sono gli errori. No, invece, cioè, c'è questa specie di non lo so, leggere il contrappasso. Tu hai fatto questo al mio amico, io ti faccio fa peggio. Cioè, è assurdo. Cioè, io non riesco a capire quale dovrebbe essere la morale di questa roba qua. Cioè, se fanno un torto a un tuo amico, tu fai peggio agli altri. E quindi diventano un po' dei vigilanti. Ma che cosa sta succedendo? Veramente. È una morale, secondo me, troppo negativa per una storia che dovrebbe essere sostanzialmente legata alla catarsi, al migliorare, a essere più buoni di quelli che eravamo prima, sia nei nostri confronti che nei confronti degli altri. Invece qua succedono queste robe che mi fanno impazzire. E quindi niente, non mi piace molto lo stile del disegno, benché ritenga che il modo in cui disegna invece le vignette
il flow del racconto scorre bene, scorre veramente benissimo, e ci sono anche, secondo me, delle pagine abbastanza pregnanti e alcune anche molto divertenti, però niente, non riesco a farmi piacere lo stile che trovo molto, molto anonimo. E questo era Cat Street, i primi 5 volumi di questa storia incredibile che ho letto e che non mi è piaciuta minimamente, che non porterò avanti. Anzi, io in live mi ero addirittura fermato alla lettura del primo volume di Cat Street. Ho detto, io non voglio più andare avanti, ma poi in privato ho letto gli altri 4 numeri, perché comunque, anche se pagati poco, comprati al mercatino, li ho comunque pagati, quindi tanto valeva leggerli e darvi la migliore idea possibile che io possa avere di questa storia. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate invece di Cat Street, se l'avete letto. Scrivetemi qua sotto nella sezione dei commenti. Ovviamente, se avete un altro shoujo da consigliarmi, scrivetelo sempre qua sotto. Io cercherò di ascoltare i vostri consigli e ampliare il mio mondo di lettura shoujo. Con questo è tutto. Ciao ciao!